Durante la primavera, una rana femmina depone migliaia di uova in un stagno. Esse galleggiano sull'acqua e sono circondate da una massa gelatinosa. Presto si schiuderanno in girini. Il girino ha una coda per facilitare il movimento in acqua e le branchie per respirare l'ossigeno disciolto nell'acqua. Sembra un pesce, ma è un anfibio. Un anfibio è un animale che vive parte della propria vita in acqua e parte sulla terra. Il girino nuota, mangia piante e alghe acquatiche e cresce per diverse settimane. Mentre continua a crescere, comincia a sviluppare gli arti posteriori e il suo corpo si allunga. Ora può anche saltare invece di nuotare solamente. Dopo 3 o 4 settimane inizia a perdere la coda e le branchie per trasformarsi in un animale terrestre e quindi spuntano le zampe anteriori. Non riesce più a respirare sott'acqua perché non ha più le branchie, ma è ancora un grande nuotatore e vive vicino all'acqua. Quando il processo di scomparsa della coda termina, si trasforma in una giovane rana e inizierà a mangiare insetti anziché piante acquatiche. La rana ora è pronta ad avventurarsi sulla terraferma e tra qualche anno ripeterà il ciclo di vita.